Clara e Susanna. Poi Maria Sole, Cristiana e Giorgio. Gianni vestito alla marinara. Il padre di Gianni, Edoardo, morirà nel 1935. E cosa ci può dire di suo nonno come uomo di azienda? Non bisogna dimenticare che un uomo che era fondatore della Fiat e proprietario praticamente della Fiat. Quindi l'autorità è un'autorità speciale, non è un uomo indiscussa quasi. Se non aveva bisogno di alzare la voce, di fare il prepotente, era un'autorità assoluta. Come uomo di azienda, come uomo di organizzazione, ha avuto molta fortuna, anche buona scelta, ha avuto dei collaboratori di primissimo ordine. Da un punto di vista manageriale, Fornaca è l'uomo più importante nel primo periodo. Valletta è entrato in Fiat l'anno che sono nato nel 21, ci è rimasto fino al 66, grandi tecnici come Giacose, Gabrielli e Rosatelli, tecnici dell'automobile, tecnici dell'aeronautica, tecnici del motore, evidentemente molto merito da anche chi li sceglie. Per un modello di automobile di piccola cilindrata, la 509. È quasi un'utilitaria. Ma l'Italia è ancora un paese in gran parte agricolo e a basso reddito. Tuttavia Agnelli crede nella motorizzazione. È un uomo molto sereno, molto tranquillo, più o meno teneva rapporti. La parola dei rapporti è un termine militare che si teneva al reggimento. Li convocava a sé, non so, ogni mattina alle 10, vedeva quello che succedeva, spesso li faceva anche lavorare la domenica mattina, con molta irritazione delle famiglie, ma con una certa passione verso l'azienda. Era molto puntuale, non faceva come oggi che si rimane delle volte in ufficio fino a tardi, al mezzogiorno e mezzo chiudeva, credo alle 6:30, 7 di pomeriggio chiudeva. È un uomo che quando entrava in fabbrica smetteva di fumare, perché quando uno è in servizio non fuma, teneva la pipa e la riaccendeva quando usciva l'anno dopo. Ricordo della vita militare. Un certo senso, sì. E lui è molto, teneva molto alla disciplina, teneva molto anche alle lealtà personali. Sì, io che ci tenesse molto, era scontato. Non era un problema che si poneva, la disciplina era automatica. La lealtà aziendale era automatica, la correttezza non è stata automatica. E se uno dovesse proprio in una parola dire, se la cosa è possibile, qual è stato il motivo del suo grande successo? Perché c'erano tante aziende che producevano automobili all'inizio del Novecento in Italia. Perché ma il motivo del suo grande successo è di una cosa, se lo domandava sempre lui. Ce lo disse a capire come ha avuto tanto successo se un ufficiale di cavalleria. Poi ha avuto anche un ruolo nel dopoguerra, aveva come dire, nel primo dopoguerra, aveva come dire una visione internazionale diversa dall'estremismo nazionalista. Però questo nel modo che allora era. Non ricordo, per il 18, 19, 20, il suo idolo era Wilson. Wilson era il presidente americano, in fondo pacifista, fondatore della Società delle Nazioni. Tanto è vero, i miei cugini che sono nati uno o due anni prima di me, accanto al loro nome non tutti portavano Wilson. Giovanni Wilson, Wilson. Ah, perché veniva in Wilson. Perché veniva in Wilson la loro che portava la pace. Un testo praticamente suo col Cambiati, mi pare del 19, in cui già parla Federazione Europea Lega delle Nazioni. Già sognava questo super governo in un continente come l'Europa, ma più per ragioni pacifiste e non politico-economiche. E lui quando le ha detto che lei sarebbe stato l'erede della famiglia, che lei aveva avuto una grande responsabilità? Non diciamo che non me l'ha mai detto, dal giorno che morì mio padre, praticamente come primogenito,
con molte sorelle della famiglia, era ovvio che affidavano la responsabilità della continuità. Si dice che un viaggio che ha fatto in America, mandatogli da suo nonno, per vedere che cos'era il capitalismo americano, quali erano i metodi di lavoro degli americani e dell'industria, è stata una cosa formativamente molto importante. Dunque io ho preso la licenza di Charles, non ricordo se nel 38 o nel 39, ma come premio fu mandato negli Stati Uniti per circa un paio di mesi, da un viaggio negli Stati Uniti molto attivo, si andava allora per mare, evidentemente, si arrivava a New York, subito allo Stock Exchange, poi Philadelphia, poi Detroit, poi le fabbriche di automobili, poi Chicago, poi Nuovo Messico, la California, si viaggiava in treno, è un modo di conoscere gli Stati Uniti molto diverso da quello che c'è oggi. Vedevi le università, vedevi le industrie, vedevi il modo di vivere nelle grandi e piccole città. Infine, fu un viaggio molto istruttivo e che mi diede la sensazione di godere il nuovo mondo. E in questo c'era si sentiva una contraddizione fra quel nuovo mondo così com'era e il mondo italiano che loro avevano. Il mondo che piaceva il nome era quello. Diciamo, la sua passione era insopportabile, la sua passione era Detroit, la sua passione erano quelle officine, quei modelli di automobili, quel mondo di organizzazione industriale. La produzione di massa. Era la produzione di massa. E questo lui cercherà di applicarlo nella misura del possibile in Italia. Beh, se uno, come lei vedrà, se uno va oggi al Lingotto e pensa che fu fatta tra il 1910 e il 20, e vede un'azienda di quelle dimensioni, una fabbrica di quelle dimensioni lì per quella capacità di produzione, si rende conto di già quali fossero le bisogni allora. La Fiat, fondata nel 1899, è già diventata una grande industria. La pista costruita sul tetto dell'edificio. Le automobili, prima di uscire dalla fabbrica, facevano qualche giro di prova. Mio nonno aveva una sola speranza, che l'Italia non entrasse in guerra.
e che il periodo di non belligeranza potesse continuare a lungo. E questo in qualche modo gli era stato anche garantito a Roma, cosa che poi non successe. Lui disse qualcosa a questo proposito? Lui disse qualche cosa pochi giorni prima della dichiarazione di guerra. Roma era Roma. E Lucio gli chiede come stanno gli operai della Fiat, cosa pensano. Nerone rispose con una formula di rito, che era: sono grati al Duce perché tiene il paese fuori dalla guerra. Se stia tranquillo Agnelli, così continuerà. Pochi giorni dopo, e questo lascerebbe pensare, cosa che molti sostengono, che l'entrata in guerra dell'Italia fosse un'improvvisa decisione di Mussolini dopo le grandi vittorie tedesche. Questo non lo so. Non lo so, certamente le vittorie tedesche avrebbero incoraggiato molta gente a fare quel passo, ma che io credo che quel passo è ineluttabile per lui. Ma in generale, qual è l'atteggiamento in profondo di suo nonno verso il fascismo? Quando tu hai creato, stai creando, sei responsabile di una grossa industria in un paese, è ovvio che non si rivolge i rapporti con chi lo governa. Al corpo dell'Italia fascista molto noi dobbiamo. Al capo del governo venuto tra loro nel decennale ad onorare il vostro lavoro con i miei, lavoro italiano. Voi esprimete con l'insolenza stessa di questa vostra armata, con la schiettezza dell'animo vostro, la riconoscenza e la fedeltà di Torino, che anche quest'anno saprà meritare l'alto riconoscimento della sua opera assistenziale. Qui all'incontro parte il cuore di Torino operaio, dal nostro cuore si leva con entusiasmo, le viva la rinnovata Italia e la sua voce. Viva Benito Mussolini! In passato piemontese, la tradizione di disciplina militare, la tradizione sabauda, sono ben sicuro che ha giocato il Piemonte nella storia d'Italia, è un uomo di unificazione, è diventata capitale d'Italia per pochissimo tempo, poi l'ha passata a Firenze e poi a Roma, e si è trovato improvvisamente spogliato di ruolo di capitale politica e ha cercato delle nuove soluzioni, delle nuove strade. L'industria è stata la strada che ha seguito. Cosa aveva per fare l'industria? Aveva una borghesia solida, aveva l'abitudine alla disciplina militare forte, aveva quello che fu poi un politecnico di primissimo ordine. E queste sono un po' le tre colonne su cui si è basata la costruzione industriale di Torino, che è diventata in Italia la capitale industriale. Chiaro. E anche per certi versi la capitale intellettuale per in quegli anni. O una delle grandi capitali. Non diciamo una delle grandi capitali, ma da un punto di vista industriale c'era Genova con l'Ansaldo e Torino con la Fiat. E i rapporti con Casa Savoia? Dominimi. Casa Savoia, guardi, io ero da bambino, il principe di Piemonte allora, quale Umberto, abitava a Torino, quindi c'erano i rapporti che c'era una società normale, una persona che prendeva parte ogni tanto alla vita cittadina. Il re non l'ho mai visto, il re Vittorio Emanuele III non l'ho mai visto. Qui c'è Piemonte, lo vidi molto, e lo andai a vedere anche il giorno che lasciò il Quirinale a Roma partendo per l'esilio. Cosa le disse? Non mi disse nulla. Era molto commovente. Commovente perché? Perché quando tu sei stato soldato, hai giurato fedeltà, un grato sistema, e lo vedi sparire evidentemente commovente. E questa è stata una cosa che insomma l'ha marcata e l'ha fatta. Perché, diciamo, fa parte della storia, uno ha preso atto, evidentemente non ha avuto la fortuna avere immediatamente un presidente della Repubblica come i Nandri, che era un piemontese molto più simile a un monarca che non a un presidente di carattere pronto. Ne arriva la statura di Vittorio Emanuele III. Dicono gli storici che lei è andato militare sul fronte russo prima e poi in Tunisia e che suo nonno non era felice di vederla partire. No, vedevo fino a un certo punto, io sono stato il primo inverno del corpo di spedizione in Russia, ma non in linea di combattimento, e poi sono rientrato nella primavera. Mio nonno riteneva
e con questo avessi fatto abbastanza, voleva acquisirmi a lavorare vicino a lui. Invece perché aveva bisogno di un piacere di tornare. Io invece, finché continuava la guerra, preferivo partecipare. Perché tu quando il tuo paese in guerra e tu sei un uomo giovane, sei fra quelli che fanno la guerra e non fra quelli che stanno a guardare. Allora riuscì a entrare nel mio gruppo corazzato da noi in Libia, prima e poi in Tunisia, e partecipare a quella campagna lì. Non voglio dire con enorme piacere, ma con soddisfazione. A 19 anni, nel settembre del 40, si arruola volontario. La guerra era appena cominciata. Sarà allievo ufficiale. Parte per il fronte russo nel novembre del 1941. Questo filmato, che proviene dall'archivio Fiat, per qualche ragione non ha sonoro. Ci sono invece, come all'epoca del muto, i sottotitoli. Prime no, perché sapevo della vita militare,
finì a Bella, ma quella praticamente finita dove io avessi trovato un po'. Poi venne a Torino dove trovai mio nonno, Valletta, tutti in condizioni di difficoltà, praticamente con nuovo regime, con nuovo... Con i partigiani, cioè, con... Com'è a Torino quando entrò? Quando io arrivai a Torino, quando venni dall'autostrada, andando verso Porta Palazzo, era tutta rossa, c'erano solo bandiere rosse. Bandiere rosse. Che effetto che si dice? Le dico la verità, di una certa allegria e di una certa preoccupazione. Il suo nonno in questa situazione? Ma come uomo era travezzo, stanco, battuto, aveva battuto le fabbriche, erano state bombardate da tutte le parti, è stata bombardata anche questa casa, anche di Lampeona, la fabbrica di cucine e trasferite, è un uomo molto stanco e molto battuto. La più grande industria italiana. Torino, a partire dall'autunno del 42, fu quindi ripetutamente e ferocemente bombardata dagli alleati. Ebbe, era stato messo fuori direttamente dalla fabbrica. Per tutti, erano tutti, come loro pare fosse la parola, è stato gli esami. Lui fu assolto davanti a quello. Lui morì il giorno in cui il Senato lo assolveva. E lui sette che è stato assolto? No, non lo so, non so. È vero che lui non poteva tornare nella fabbrica e allora andava a vederla. Sì, ma c'era le fabbriche, era anche molto distrutto e ci si faceva con lui, viveva qua, andava a Torino. E quando andava a Torino passava davanti a Mirafiori. Mirafiori è la fabbrica grande, importante, e passando davanti a Mirafiori si fermava a guardarla. Lui stesso non poteva più entrare in fabbrica. Ma lui non poteva conoscere quasi più la fabbrica, era tutto distrutto, scassato. La cosa è stata l'ultimo anno, gli ultimi sei mesi, devo dire gestiti con molto coraggio dalla mia. Non è un modo di gestire una fabbrica, è un modo di gestire i sei mesi che non portassero via le macchine, o che non portassero via gli operai. Cercare di aiutare senza compromettersi quello che erano i movimenti partigiani che ti aiutavano. È una gestione drammatica. Contemporaneamente c'erano i bombardamenti americani che distruggevano le fabbriche, non c'erano gli approvvigionamenti, erano difficili i finanziamenti, ma era veramente un periodo drammatico. E lei stava... Io non ho troppo a che fare con quello. Ha avuto l'impressione che sia stato trattato ingiustamente? E diciamo... Dalla vita, certamente uno crede tutto quello che ha fatto di tutta alla fine, e Pinocchio. Il suo funerale dice che è stato un momento di grande tristezza. Cioè, come un momento gli dico, ricordo il funerale di mio padre del 35, nel 1905 c'erano tutti, autorità, gente da Roma, rappresentanti allora della Gialcana, del governo, perché era il figlio di un uomo autorevole importante. Quello là, nel 45, c'erano 20 persone della famiglia e 50 fedeli di giudizi. Partimmo da Torino, si fermò davanti a Mirafiori, il Fede, e poi venivo qui a Mirafiori, dove tutti loro erano bene. E lei ha sentito il dolore di questa situazione? Io ho sentito che c'erano molti ragazzini e tutto era da rifare. La chiesa di Villar Perosa, accanto alla quale sta il cimitero in cui sono le tombe della famiglia Agnelli. Gianni Agnelli è un personaggio complesso, sfugge alle definizioni semplici, tuttavia c'è un filo rosso che corre attraverso tutta la sua vita. Si è in qualche modo sempre confrontato con il modello di suo nonno, il fondatore della Fiat, l'uomo che ha dominato la sua infanzia e la sua adolescenza. Nel 1946 si ritroverà capofamiglia, principale azionista di riferimento della Fiat, all'età di 25 anni. Sì, ma devo dire che già mio nonno
mi aveva richiamato quando ero soldato in Africa nel 43 e mi fece immediatamente vicepresidente della Fiera Cantalupe, quindi appena compiuto 23 anni. Quindi l'indicazione della responsabilità da parte di mio nonno era già stata indicata. Evidentemente la scomparsa di mio nonno ha reso esecutivo questa responsabilità, ma questa era nelle mani di Dio. Ha dovuto rinunciare a cose alle quali teneva molto? No. Non tenevo molto a fare il presidente della FIA e ci tenevo a cercare di farlo il meglio possibile. Una vita più divertente, occasione più rapporti con gli amici, la famiglia, gli amici, insomma quello che è una vita più... La responsabilità di una grossa azienda comporta tanti tipi di attività. Fra queste attività c'è una percentuale che è noiosa, formale, cerimoniale, e c'è una percentuale che è emozionantissima e che ti porta a grandi tensioni, a grandi soddisfazioni, a grandi gratificazioni, ma anche a grandi delusioni, ma comunque vitali. Quali, per esempio? Ma che volete che vi dica, una trattativa sindacale è andata male, un affare che non è riuscito, un affare che è riuscito, sono tutte grosse emozioni. E la famiglia, i fratelli, le sorelle, accettarono che lei diventasse capofamiglia senza problemi? Bisogna venire in quegli anni là, erano quasi tutte sorelle, l'unico fratello che aveva 15 anni mio. Quindi diciamo, non è che mia nonna avesse una vasta scelta. E questo aprirà la strada a una sorta di capitalismo familiare che sarà tipico del sistema italiano. E non deve aprire la strada, era già capitalismo familiare, perché mia nonna era fondatore e quando è morta aveva il 70% della Fiat di Porta. L'uomo che guidò la Fiat nell'immediato dopoguerra fino al 66 fu Valletta. Valletta era stato il collaboratore di mio nonno dal 21. È vero che Valletta le chiese se lei voleva diventare subito presidente della Fiat? Adesso direi non so se era 45, ma insomma, appena Valletta fu chiarito dalla epurazione, a questo punto diventerà lo può fare lei o io, ho detto lo faccio lei professore, senza un attimo di esitazione. Direi anche che era la risposta che si aspettava. Che tipo di presidenza? Come esercitava il potere? Valletta, intanto come dico, veniva dal 21 in fabbrica, era stato il braccio destro di mio nonno per tanto tempo. Era un uomo la capacità di lavoro straordinaria, un'intelligenza straordinaria e un'iniziativa notevolissima. Direi che era una presidenza autoritaria. Come lavorava? Valletta montava a Calano alle 7 di mattina per andare in ufficio alle 8 e ci stava fino alle 8 di sera. Andava a Roma un giorno alla settimana, vedeva il vagone letto per andare a Roma e Roma aveva appuntamenti dalle 8 di mattina alle 8 di sera e di salire il vagone letto e tornare a Torino. Durante questa presidenza poi la Fiat cambierà aspetto, produceva ancora poche decine di migliaia di automobili, diciamo nel 46. Nel 66, diciamo, Valletta è stato presidente in questi 20 anni, dal 46 al 66, che per lui rappresentarono da 62 a 82, 83 anni della sua vita. E evidentemente gli anni 50, gli anni 60 sono stati anni di boom dell'automobile. Valletta non ha mai avuto paura, ha sempre fatto fare ingrandire gli impianti con anticipo, quindi la Fiat si è trovata in modo di servire questa crisi. Sono stati vent'anni di grosso successo. Nel 1966, l'anno delle dimissioni di Vittorio Valletta, la Fiat produrrà per la prima volta più di 1 milione di automobili. La milionesima macchina viene festeggiata dagli operai, tra cui molti immigrati meridionali, come l'immagine di Santa Rosalia a Palermo. Negli anni più tesi della guerra fredda, quando lo scontro era più forte, chi sono stati in Italia gli uomini che si sono schierati con più decisione dalla parte dell'Occidente? Non c'è dubbio che la guida è stata De Gasperi,
dell'opposizione a tutto quello che era il mondo della sinistra, dell'avvicinamento all'America, dell'avvicinamento di quello che poi successivamente diventerà la NATO e tutte queste organizzazioni qua, ma come esecutivi, quindi l'uno, il ministro degli interni di Sheinbaum certamente lo con un ruolo importante, e nel mondo industriale Valletta lo con un ruolo importante. Sono state fatte delle cose eccessive in difesa di una causa che oggi sappiamo, pensiamo essere stata giusta. Eccessive da parte di chi? Da parte, per esempio, di Valletta. Ma guarda, l'unica cosa che devo dire sono i paesi che sono caduti nel comunismo sono andati a pezzi, quelli che si sono difesi hanno vinto, hanno cosperato. Quindi andare a vedere perché hanno cosperato e come hanno vinto le elezioni del 48 mi pare che è tutto superfluo. Considerando che cos'era lui il triangolo rosso, che cos'era la prepotenza dei comunisti. Nel 48 c'è stata l'impressione che il paese passasse attraverso un pericolo reale di comunismo e poi di rivoluzione. All'unico momento, diciamo, emotivamente importante è stato l'attentato a Togliatti. L'attentato a Togliatti ha trovato l'Italia in cui c'era molta gente delusa delle elezioni, c'erano ancora ex partigiani in giro e le cose di armi. E devo dire che è merito di Togliatti perché il PC e il PC per avere calmato l'ambiente. Quello fu l'unico momento. Nel luglio del 48. Ristabilitosi a settembre, viene festeggiato a Roma. Queste immagini spiegano ciò che accade. Il raduno è pacifico. La guerra civile non c'è stata né ci sarà. E con questo ci sarà questo grande sviluppo della Fiat e dell'Italia che cambierà la faccia del paese. Beh, non solo, diciamo, non è solo l'Italia, è il mondo che fa una politica lontana nel dopoguerra. Per ciò che riguarda la Fiat, il modello che avrà più importanza per coinvolgere gli italiani, per far capire che è arrivata un'epoca nuova, quella della modernizzazione di massa, sarà probabilmente la 600. Guardi, oggi c'è una scienza economica scandinava. Per la gente sui redditi della gente, i gruppi di età, i gruppi sociali, i tipi di consumi verso cui si rivolgerà il mercato. Allora era soprattutto sensibilità. La Panilla è un prodotto dei primi anni 30, 32, 33, la 600 è un prodotto degli anni 50, degli ultimi anni 40, 50. Fu la sensazione che c'era un enorme mercato affluente, quindi si trattava di motorizzare al più basso prezzo possibile. Quello fu fatto negli anni 30 con la Panilla, fu fatto poi nel dopoguerra con la 5-6. Gli anni 50 sono il periodo del dopoguerra, della gioia di vivere, dell'affluenza del paese e del riconoscimento all'Italia di molti talenti di vario genere. Gli Stati Uniti allora, ma anche grazie al fatto di avere l'ambasciatrice russa a Roma, che era proprietaria di Time, Dark e Fortune, fu reclamizzata in modo enorme e quest'Italia del miracolo ebbe nel mondo un enorme, diciamo, successo. E c'era anche qualcosa di più difficilmente definibile, cioè un'atmosfera di ottimismo e di voglia di vivere di una generazione che aveva conosciuto la guerra e conosciuto le sofferenze della disfatta. Questo è certo. Intanto è sempre magnifico. Vive in anni con lui che era 25-35 anni, e poi tutto andava bene, le famiglie guadagnavano molto, crescevano, si sviluppavano, erano anni magnifici. Poi c'era la ricostruzione, la poi c'era l'occupazione che cresceva. Sì. L'emigrazione di massa è veramente un fenomeno degli anni 50, 50 e primi anni 60, che ha coinciso con l'esplosione dello sviluppo della vendita e dell'automobile e ha coinciso con la parte che abbiamo fatto a Milano di fuori di Torino tra quarti d'ora. La somma dei due direi che ha creato un'immigrazione a Torino superiore alle possibilità della città con infrastrutture
ufficiale di Vigevano di continuare a vivere. Ci furono però molte sofferenze. Le sofferenze delle migrazioni sono dappertutto. Quelli che arrivano in Australia, quelli che arrivano in Sud America, gli italiani che andavano negli Stati Uniti, non voglio parlare di cubani che sono andati in Florida. Il viaggio lo considera positivo? Positivo per quelli che sono venuti qua, parlano dei figli. Sono forse gli unici che parlano piemontese ancora. I figli degli immigrati, perché i piemontesi ne hanno dimenticato. Cioè l'integrazione alla lunga è avvenuta, non c'è un po' di dubbio. Per ciò che la riguarda lei personalmente, come l'ha vissuto? Molto stati anni che sui politici, sotto tutti gli aspetti, come lavoro e come dopo lavoro. Dunque, oggi Dani Agnelli è un personaggio saggio, un personaggio comune. Un personaggio vecchio. E saggio. Non è sempre stato saggio. Non sono sempre stato vecchio. Non è anche da aver portato vecchio. Ci può raccontare qualcosa? No. Dimentichiamo tutto. Sì, dimentichiamo. Gianni Agnelli, alla fine degli anni 40, incontra Marella Caracciolo che diventerà sua moglie. Di giustizia sociale.
dall'America sembrava partire una specie di incanto benevolo che coinvolgeva il mondo. Qualcosa che affascinò in quegli anni Gianni Agnelli. Non è solo coincidenza di tempi. Gli Agnelli erano buoni amici dei Kennedy. Il pugno di ferro, discriminando i militanti e i sindacalisti di sinistra.